Eccoci qui, benvenuti in questa prima parte. Come potete vedere, qui ho fatto proprio stiamo preparando già l'albero di Natale, gli addobbi natalizi, il presepe che c'è anche qui, praticamente va lì, praticamente l'albero, come era una specie di l'anno scorso. Il vecchio albero non c'è più, adesso io ho comprato un altro albero. E praticamente il mobile viene più spostato, l'albero e il presepe nell'angolino lì. Benvenuti in questo nuovo video. Io sono Ferdinando e sono un gran fan di Sailor Moon. Oggi, domenica 3 dicembre 2017, inizio i primi Vlogmas. Prepariamoci a Natale, come avete potuto vedere. Dietro di me c'è l'albero che avevo comprato. E dietro di me c'è anche le action figure, c'è le nuove new entry, l'avete vista anche nel video unboxing. L'action figure di Sailor Moon l'ho dovuta mettere così perché non so neanche come fare. Stavo continuando a preparare il palinsesto per il canale, a scrivere l'agenda, l'organizzazione nei quaderni agenda. E dovrei iniziare a fare Love Me Ignite, cioè a leggere. Volevo anche registrare un video per il canale YouTube Random Tuber Boys, però alla fine abbiamo desistito. Sto usando il nuovo bastone da selfie, quindi è molto più comodo. Quando devo fare l'unboxing devo usare il vecchio unboxing, cioè il vecchio bastone, perché questo è snodabile, cioè si muove dove si appoggia praticamente. E quindi l'ultimo me lo devo ancora leggere, non vedete così, sì. E praticamente farò anche un video, farò anche un video dove vi dirò, parlerò sia della Funko Pop sia della pellicciara Glitter di Sailor Neptune, quello lì che è stato omaggiato a Moon Planet Shop, quello adesivo, quello portaadesivi a forma di coppa lunare, e l'action figure di Sailor Moon Crystal, quella che voi volete, assolutamente volete vedere nel video. Ieri stavo rischiando qui, ieri sera, di perdere una mano, quella sinistra, per appoggiare lo scettro, perché il buco è davvero difficile. E qui in casa alle 5 di sera, con questi faretti, che uno solo, che non si vede niente, meno male con la torcia del telefono sono riuscito a trovare, era incastrata una parte ben nascosta. Molto pericoloso, perché io sui gruppi Facebook mi è stato detto che sono delicate, soprattutto le mani si spezzano. E però mi è stato detto che la ASH Figures di Sailor Moon Crystal è la più resistente delle altre action figure. Quindi infatti voglio trovare una posizione, dopo fatti il video, ecco perché ce l'ho in uno scatolo, una posizione che sia ferma col piedistallo e con lo scettro in mano, probabilmente. Ora vedrò un po' come funzionare. Probabilmente in futuro comprerò anche l'action figure di Sailor Pluto. Su Amazon costa sui 45 euro, però ora sto aspettando qui. A parte questo, c'è l'albero di Natale, come potete vedere, l'avete visto, sì, ok. E oggi volevo fare anche un video per YouTubers, diciamo, volevo fare un video per Random Tuber Boys. Io vi appoggio un attimo così, chiedo scusa se ci devo fare. Mi vedete, questa è la stampante. Mia sorella ha voluto mettere la stampante qui in ufficio e ha ristretto proprio lo spazio. Vediamo un po'. Mi aggiorno un attimo l'agenda diario. Sapete che io sono molto importante. Ieri ho fatto una spesa. Devo segnare le mie spese, diciamo così. E ho visto i crossover di Legend, Tomorrow, Supergirl,
The Flash, The Arrow, credetemi, non mi è piaciuto tanto, perché c'è una cosa che mi farà come si dice, vi farà fare un po' male, diciamo così, vi farà un po', perché c'è un personaggio che ci fa penare, ma però mancano tanti personaggi. Allora, ho messo il nuovo calendario, quindi quello di dicembre, anche se non lo vedete. Cosa è successo? È successo che dopo 2 settimane che sono stato con la bronchite, il tirocinio io lo era sospeso, diciamo così. Che cosa è successo? È successo che il 30 novembre mi chiamano, anzi il 29 novembre mi chiamano dal comune di Firenze per dirmi che il 30 era sospeso. Cioè era l'ultimo giorno, perché dal 1 dicembre fino a non so quando il tirocinio è sospeso, perché io devo firmare una convenzione definitiva. Probabilmente mi cambiano anche la tutor del tirocinio, dei servizi sociali, diciamo così. Però ancora no. Quindi praticamente prenderò poco, novembre e dicembre non prenderò nulla. Se agosto hanno chiamato dopo 3 settimane, la prima settimana di settembre, io penso che mi chiameranno la prima settimana di gennaio, perché adesso c'è anche Natale, quindi se io quando andavo nel primo tirocinio nel centro dei disabili, io ci andavo fino al 23. Ora non capisco perché qui fanno le cose così. Allora, devo segnare che devo leggere i manga di Kimi-Nisha. Però oggi, prima di Natale, diciamo così, vi faccio un po' di faccio un po' di compagnia. Allora, ragazzi, cosa parliamo di Natale invece, scusatemi che sono concentrato. Infatti l'8, che essendo un giorno festivo, non ci dovevamo andare. Comunque, voi vi state preparando per il Natale? Sì o no? Cosa state organizzando, diciamo così? Cioè, l'albero l'avete fatto, il presepe? E io non lo so. Io non so dove è stato messo l'altro colore. Cosa mettiamo noi di solito? Tirocini è sospeso. Voi che fate? Qui c'è un brutto tempo, portate il cane fuori, un freddo. Video registrato, sì, l'ho registrato il 30. No, 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 ho sbagliato io. Aspetta, lo facciamo così. Il simbolo è solo così, senza X. Questa volta state vedendo un po' sballato, vero? E i video state facendo un po' sballamento, diciamo così. E
state vedendo ieri dovevano esserci no ieri che sto dicendo sì il 2 il primo no il giovedì o oh, no il primo ieri doveva esserci 3 video e quindi alla fine non è il grigio. Il grigio e lì sono state registrate, vabbè, video registrato da registrare l'ho fatto, qui siamo il primo e il 2 e ora non so, oggi sono un po' incasinato, c'è un video da già un conto, non so, si devono solo editare, io sbaglio a mettere le X nella casellina rossa del YouTube. Ma allora parliamo un po' di Vlogmas. I Vlogmas ritorneranno probabilmente di domenica, quindi come questo inizio Vlogmas lo vedete, lo vedrete sempre di domenica. Adesso non c'è le addobbi natalizi perché mancano ancora, quindi è un semplicemente un vlogmas, diciamo così, un vlog normale, non è un vlogmas per ora. E sono molto contento. Sapete che voi il periodo natalizio per me mi piace, quando ero bambino mi piaceva il presepe, la rappresentazione, lo è ancora, soprattutto l'albero. Purtroppo avendo i problemi in famiglia, qui i regali io ogni Natale sono sempre pochi. Adesso che quest'anno mia sorella è a casa di Alessio, quindi non c'è, saremo io, mia madre e mio fratello. E mio fratello che non abita più qui però viene a festeggiare con noi le vigilie di Natale, penso anche il Capodanno, non lo so, boh, non lo so ancora bene. E io quando ho fatto, scusatemi, parlando con voi mi sono dimenticato di segnare, eccole qui gli scontrini. No, per le spese. Sto prendendo soldi dal mio. Questo è il 29, che l'abbiamo segnato, vero? Yes. Ho fatto spese in questi due giorni? Non mi ricordo. I scontrini ci sono, ma non sono quelli. Quelli della. Dei giorni che sto facendo, vabbè. Penso di sì. Penso di sì. Ho fatto queste ieri. Ah, ok, il primo, sì, eccolo qui, questo qui il primo, vero? E oggi è il 2, voi lo vedrete. E stavo dicendo, quindi i regali ogni anno è sempre qui poco qui, come ho detto prima. Avendo adesso anche il mese di novembre molto poco di economicamente parlando, e economicamente parlando, e quest'anno i regali di compleanno, avete visto i manga, le action figure, questo e quest'altro, saranno anche considerati i miei autoregali, tranne l'action figure, tra virgolette, i regali di compleanno, la Funko Pop, i regali di Natale. E quindi diciamo così, quest'anno compleanno e Natale è stato fatto belli regali, tra cui mi hanno regalato la Funko Pop di Sailor Mars e l'action figure che io amo, ma
Moon Planet Shop mi deve far mandare un altro pacco, un altro acquisti e una mystery box. Mi è stato detto che la mystery box la spediscono dal 13 al 18 di dicembre. Questo è il periodo massimo che la mystery box spedisce praticamente. Quale tema sarà? Non si sa ancora, io lo so, però non vi posso rivelare di che tema sarà. Torna dopo giugno, quindi è passato tanti mesi dallo speciale 400 iscritti, una mystery box. Perché gli altri mesi non mi sono piaciuti. Questo mese ho detto lo prendo per il natalizio, qualcosa di particolare uscirà, speriamo. Non voglio essere rimasto deluso. Il Vlogmas termina così. Termina così, vi faccio vedere, scusate. Vlogmas termina così. Nell'info box troverete tutti i miei contatti, c'è anche lei. Siria saluta. Eccola, vi ha salutato. Nell'info box c'è tutti i miei contatti, c'è il link del secondo canale, il canale YouTube gestito da me, Luca Metabricks e Framuor Mate Channel, i Random Tuber Boys. Poi nell'info box troverete anche i canali dei ragazzi di Sailor Team, giustamente Framuor Mate Channel, Luca Metabricks e Chiaraccio e tutti gli altri. Il canale affiliato da Amazon, il canale Sailor Moon Fans intendo, i miei social network da Telegram a Twitter. Su Instagram chi ha seguito ho messo anche nelle foto storie, ho messo anche l'action figure e Sailor Moon Drops. Chiaraciu, per la tua gioia, io stanotte ho sbloccato Makoto Kino. Ora mi serve Otaru versione Santa è molto carina anche lei. Quindi noi ci vediamo al prossimo video che è domani, lunedì. Ma non so neanche ancora perché adesso devo preparare come si chiama? Il palinsesto per la settimana prossima, quindi ancora non so nulla. Il Vlogmas probabilmente, il secondo Vlogmas, ritornerà domenica. Domenica ci saranno già fatti gli addobbi natalizi. Perché mia madre l'ha detto degli addobbi natalizi praticamente. Devo aiutare insieme a mia madre a fare l'albero, a tutto, perché io e lei siamo gli unici. Cioè, gli unici per gli addobbi, diciamo così. Ciao!